La proposta di legge dell'assessore Aldo Forte per riformare le politiche sociali nel Lazio? Un vero disastro. A pochi giorni dall'inizio dell'iter di approvazione in Consiglio regionale arriva la sonora bocciatura del PD regionale. Tutti d'accordo dunque nel respingere al mittente l'intero pacchetto di modifiche avanzate dalla Giunta Polverini. Dalla costituzione dell'OASI, l'organismo per le azioni integrate, alla scelta di prevedere un unico assistente sociale ogni 10.000 abitanti, dall'impoverimento del ruolo di comuni e municipi al ridimensionamento del ruolo delle concertazioni. Scelte sbagliate, secondo il gruppo regionale del Partito Democratico, che comporterebbero la perdita di importanti diritti per i cittadini, dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, fondamentali soprattutto per le famiglie che vivono difficoltà quotidiane. È per questo che i consiglieri d'opposizione presenteranno centinaia di emendamenti alla proposta di legge Forte, nella speranza di riuscire a modificarla e a limitarne i presunti danni. Politiche sociali, un tema delicato ma che la Giunta Polverini non sembra affrontare nella giusta maniera, almeno secondo voi del PD. Perché? Perché per diversi fatti. Il primo è l'abbandono completo del settore. Il taglio più grosso non l'abbiamo avuto sulle politiche sociali. Poi abbiamo avuto ancora la cosa più grave, sulla quale noi stiamo combattendo, è questa legge assurda, sbagliata, di togliere di mezzo le competenze dei comuni per centralizzare tutto presso l'assessorato. E questo è completamente in controtendenza, completamente sbagliato, su questo faremo una grande battaglia contro questa proposta di legge. Voi presenterete degli emendamenti a questa proposta di legge, ci può dire quali sono i principali? Beh, assolutamente sì, presenteremo circa un migliaio di emendamenti proprio per cambiarla, tentare di modificarla, provare la radice. Se c'è un'apertura, se c'è una discussione, va benissimo, noi siamo pronti a fare una discussione. Se c'è una chiusura, come c'è stata nella commissione consiliare, faremo una lunga battaglia. La proposta di legge presentata da Forte è una proposta sbagliata, perché è una proposta che apre a sprechi, a nuova burocrazia. Il punto più debole è la voglia di costruire 12 nuove direzioni per gestire le politiche sociali che oggi vengono gestite dai comuni senza costi aggiuntivi. Quindi si vuole costruire un nuovo carrozzone, un carrozzone clientelare che non serve assolutamente a nulla se non ad allontanare le esigenze dei cittadini dalla struttura che dovrebbe governare quelle esigenze, dovrebbe limitare le sofferenze dei cittadini meno fortunati. La proposta di legge Forte prevede un assistente sociale ogni 10.000 abitanti. Il Lazio è fatto di comuni medi, grandi e piccoli. Ci sono comuni di 1.000 abitanti, di 1.500 abitanti. Penso alla provincia di Rieti, alla provincia di Frosinone. Penso all'assistente sociale che deve salire in macchina e si deve girare 10 comuni per trovare la soluzione del problema. Semplicemente sta in macchina e non affronta il problema, che è il cittadino in difficoltà, che è il disabile, che è il tossicodipendente, che è il malato psichico, che è il ragazzo in carrozzella. Insomma, siamo di fronte ad una proposta di legge profondamente, ripeto, sbagliata. Intanto è disastrosa la politica sociale della Regione, dell'assessore Aldo Forte. In questi mesi la Regione non è riuscita a sviluppare alcun programma e anzi addirittura ci sono importanti servizi che vivono una fase di grande difficoltà. Ne cito uno per tutti, Casa d'Ago, un'importante iniziativa sperimentale e innovativa della Regione Lazio che per anni ha dato e dà assistenza a giovani che escono dalla situazione di stato vegetativo e dal coma, e ha denunciato proprio in queste settimane una gravissima difficoltà ad andare avanti e il rischio addirittura di chiusura. Questa è la premessa. Poi c'è una legge che invece che porre le condizioni per dare un nuovo sviluppo a una rete solidale, sociale sul territorio, si preoccupa di istituire altri organismi, prima fra tutti questa OASI, che non fa altro che determinare un ulteriore appesantimento burocratico e sottrarre competenze ai comuni e non garantire una gestione trasparente degli interventi sociali.
In più non c'è alcun impegno sulle risorse da mettere in campo, sulle politiche da sviluppare, mentre se ci guardiamo intorno troviamo un'estrema difficoltà che stanno vivendo i comuni. Non c'è proprio nulla da salvare secondo lei di questa riforma? Di questa riforma si può salvare soltanto la parte che riguarda lo sviluppo iniziale dei processi di integrazione tra il sociale e il sanitario. Quindi cominciare sul serio a costringere in qualche modo, lo dico in maniera bonaria, i servizi della sanità e quelli dei municipi del sociale a lavorare insieme. Al centro ci deve essere il cittadino e non le competenze dei singoli servizi. Questa è la cultura che dovrebbe cambiare, che ancora non è cambiata nel Lazio. Il Lazio ancora oggi non applica l'ICF per i disabili, che è un sistema che la Comunità Europea da 10 anni ha detto che doveva essere applicato, per cui la disabilità viene certificata in base anche all'ambiente. Quindi noi diciamo di questo ragazzo, Marco Rossi per esempio, qual è l'handicap viene dato soprattutto dall'ambiente quando non offre pari opportunità. Quindi andiamo a descrivere quello che anche il sociale, l'ambiente culturale, la scuola deve offrire a questo ragazzo. Noi ancora oggi ragioniamo con dei codicilli sanitari che non ci raccontano nulla dei bisogni di questi ragazzi.